Allora, normalmente gli istruttori cosa dicono quando ti dicono di guardare la proiezione della ruota? Qualora lo dicano, qualora lo dicano. Dicono perché giustamente bisogna tenere la testa ferma. Però l'allievo o l'arciere effettivamente dice ma la testa la tengo ferma, poi bella posizione va bene, la tengo ferma. Invece non è solo questo, specialmente per l'arco lungo. Diciamo soprattutto per l'arco lungo, perché poi l'arco olimpico trova poi in qualche modo il sistema con la diotra di trovare un compromesso affinché vada bene a tutte le distanze. Al limite cosa fa? Siccome deve tirare a 70, 60, 50, 30, sposterà la diotra ad ogni distanza, quindi non c'ha questo, c'ha sul foglietto sia i mirini tanto a scorrere che il mirino laterale e dice chissà come mai a 70 metri vado a destra e a 30 metri vado a sinistra. Effettivamente perché, anzi sicuramente è perché non ha curato la proiezione della corda a tutte le distanze, prima ancora di verificare se il mirino era fuori asse. Ma nell'arco nudo dove non abbiamo la possibilità di variare lateralmente la punta della freccia, che è quella che utilizziamo per mirare, dobbiamo assolutamente controllare che l'asta sia sotto la pupila, in modo tale che a tutte le distanze siamo sicuri che la freccia sarà indirizzata giustamente. Per farvi un esempio chiarificatore, la tacca di mira del fucile è sulla stessa linea del mirino, ok? Se noi spostassimo la tacca di mira, non prendiamo più nello stesso identico modo. Anche minimamente, la stessa cosa vale per il nostro occhio. Ok? Ok, benissimo. Una volta raggiunto l'ancoraggio, quindi una volta raggiunto l'ancoraggio e siamo sicuri che la nostra freccia è sotto la pupilla, la proiezione della corda, sentiamo bene l'ancoraggio. L'ancoraggio è forte, quindi lo sentiamo molto bene, lo sentiamo molto bene. Ecco, a questo punto inizia il tiro vero e proprio. Il tiro è in definitiva inizia lì, inizia all'ancoraggio. Tutto quello che abbiamo fatto prima è da considerarsi unicamente di preparazione, no? È da considerarsi unicamente di preparazione. Con lo stesso ritmo, con gli stessi tempi, curando la posizione, curando la trazione che l'abbiamo fatta in linea. Io vedo qualcuno che fa addirittura così. Non so perché devono passare tranquillamente, si arriva all'ancoraggio. Vedremo anche come. E poi si controlla la presenza della formula e poi inizia il tiro vero e proprio. Prima di vedere questa parte, che è una parte diciamo fondamentale del tiro, no? Perché il tiro è dall'ancoraggio al rilascio, quindi una volta che ho raggiunto l'ancoraggio, alle volte dura pochissimo, no? Dall'ancoraggio al rilascio, ma in effetti è proprio lì che io devo curare e devo mettere dei contenuti affinché tutto avvenga nel modo migliore, che poi alla fine quello che capita è che la freccia viene spinta dalla corda in circa un centesimo, un duecentesimo di secondo, dipende dall'arco nudo, dalle libre che ha. La freccia, la corda è quella che dà propulsione alla corda. Una volta che la freccia si è staccata dalla corda, io posso mollare la tarantella e non posso più influire. Quindi io devo curare molto bene la parte dall'ancoraggio al rilascio, perché una volta che ho rilasciato la corda spingerà la freccia e si avverrà tutto in quel momento. Allora, vediamo un attimo prima dell'ancoraggio gli allineamenti, come curarlo. Allora, abbiamo visto che la mano dell'arco la mettiamo in questa posizione, no? Molto semplice da controllare, le nocche a 45 gradi e
le dita perfettamente rilassate, il pollice verso il bersaglio. Questa è la posizione ideale, quindi anche come spinta, punto di pivot, ruotiamo poi ruotiamo il gomito in modo da mettere in linea il muscolo radio con l'omero, ok? In modo del tutto scheletrico, quindi in questa posizione. Testa dell'omero, ben incastrata, radio e omero, quindi perfettamente in modo geometrico. E poi andiamo in ancoraggio. Bellissimo. Per poter andare in ancoraggio in modo efficiente ed efficace, io mi devo allenare la mia biomeccanica affinché le forze di trazione riescano ad allinearsi con le forze di spinta. Per ottenere questo risultato, perché vedete che anche non sono per minimamente o geometricamente in linea, con l'arco nudo è un pochino più complicato, abbiamo la mano più alta, non siamo sotto il mento, è più complicato allineare bene il gomito all'interno, quindi rendere scheletrico e geometrico la trazione. Ok, anche se io sono in una buona posizione, il gomito ce l'ho sempre un pochettino aperto. Ok, lo vedete? Come riuscire a rendere allineato, non geometricamente le ossa, ma perlomeno allineate le forze in gioco? Quindi per poter ottenere, visto che qua non posso più toccare niente, sono già in modo scheletrico, in modo geometrico, il più allineato possibile, io devo spostare la forza di trazione di dietro. Come lo posso fare? Ad esempio, posso fare una trazione lunga, quindi portare questo gomito a 90 gradi, ok? A 90 gradi, e ruotare i muscoli dorsali verso l'interno, senza andare a cercare rombo, trapezio, cercare di ruotare i muscoli dorsali, inutile andare a cercare i giusti muscoli che non sappiamo minimamente quali sono, dove sono, non sappiamo neanche come utilizzarli. Dobbiamo cercare però in questo frangente arrivo con una trazione più lunga del normale, perché se no non riesco, se io mi fermo a questa trazione non mi riesco. Devo fare una trazione più lunga del normale, a questo punto sposto, lo vedete qua, una trazione più lunga del normale, sposto, ok, sposto, vado in ancoraggio, ok, ora sono allineato anche con le forze, e qua anche ho scaricato anche un po' di più la forza di spinta che prima non era allineata. A questo punto posso rilasciare. Qualche domanda? Non è semplice, però è inevitabile, non è semplice. Certo, è più semplice piantare bene la mano dentro, tirare la corda e lasciare andare. Certo, è molto più semplice, ma non è difficile. Io in questo modo qua, se mi metto in questo modo qua, non ho problemi, anziché usare il radio uso l'ulna, non ho problemi di allineamento perché uso tutti i deltoidi che ho qua, tiro la mia corda, tengo su bene l'arco, non è un problema, non ho bisogno di sentire niente perché lo sento più, tutto più semplice. Peccato che qua c'ho un tanto così di pressione, il punto pivot è sempre diverso, le torsioni sono inevitabili, una rosata così, e uno non sa perché, come mai la rosata non si chiude. Dice, ma come mai Ferro fa le rosate così? Che sembra che tira male. Perché? Ferro, le usate così che sembra che tira male, perché tutte le frecce le tirano allo stesso modo, ma in modo biomeccanicamente efficace ed efficiente. Quando io apro l'arco, e lascio andare la corda, cosa succede al riser? Da che parte va? No. Vai là, ok? Stai zitto. Vai là, ma tutti sappiamo che vai là, l'arco. No. L'arco viene verso di noi.
Quando noi lasciamo andare la corda, l'acqua viene verso di noi e lo vediamo subito. Vedete? Rientrava. C'è più di equilibrio. Quindi quando noi lasciamo andare la corda, la grip viene verso di noi. E questo complica notevolmente le cose. Perché se noi non mettiamo sempre la mano nello stesso punto, non abbiamo una presa ben consolidata, e quando viene qua, quando viene verso di noi l'ago? Nel momento topico, cioè mentre la corda spinge la freccia, cioè nel momento peggiore per provocare torsioni. Perché se in questo momento noi provochiamo torsioni proprio mentre la corda spinge la freccia e abbiamo visto che l'arco viene verso di noi, succede l'apocalisse, succede il caos e quindi la freccia anche qua andrà sempre in un posto diverso, è inevitabile. Quindi per ovviare a questo inconveniente dobbiamo mettere la mano in modo più allineato possibile, anche con le ossa, spingere sempre nello stesso punto, ma se la mano la mettiamo nel modo che vi hanno insegnato gli istruttori al corso dei neofiti è perfetta, il punto pivot è piccolo, quando rilasceremo l'arco potrà venire verso di noi ma senza causare danni. Per ovviare un po' questo inconveniente si appesantisce il riser, no? Per avere un'inerzia, perché gli archi olimpici mettono una stabilizzazione enorme, anche per altri motivi, ma anche perché smorza l'inerzia, quindi che abbiamo sulla pressione della grip, e anche per altre cose. Cioè, nel caso dell'arco nudo dobbiamo mettere qualche peso per rendere un pochino più stabile l'arco, ma soprattutto per aumentarne un pochettino la massa e avere un po' di inerzia per quanto ci viene. In effetti il peso dell'arco nudo, che abbia o non abbia peso, non c'è molta differenza. Diciamo che avere un riser appesantito è molto sopravvalutato sull'effettiva necessità, è un po' soggettivo più che oggettivo. È meglio che abbia una massa, non è necessario. Io ho conosciuto campionissimi che non avevano nessun peso, avevano un arco olimpico normalissimo che scalciava pure in alto, ma le frecce andavano tutte nel 10, garantisco. Quindi non ha molta importanza. Poi un arco non scalcia, no? Se noi, guardate la mia mano, se noi rilasciamo l'arco, se voi siete in grado di fare questo con le mani rilassate, ottenete, questo si allena, non è che io sono nato così con questo, se io sono sempre al dragone, oltretutto, se io faccio questo, cioè quando rilascio il polso si rilassa all'istante, questo offre molto 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 meno possibilità di torsioni all'arco. Se mettiamo la dragone è molto meglio, perché non ci viene la voglia di stringerlo, però se siamo in grado di mantenere l'arco in questo modo, le dita sono perfettamente rilassate, il pollice è perfettamente rilassato, però io so quando rilascio, se qualcuno me lo facesse all'improvviso magari di sicuro perderei la condizione. Bene. Ora siamo arrivati all'allenamento. Quindi siamo arrivati al punto in cui ho un ancoraggio. Ho la possibilità, quindi sono allineato anche con la cocca della freccia. Ho spostato in pretrazione il più possibile le forze di trazione, le ho delegate dal tricipite all'avambraccio
ai muscoli dorsali, che sono molto più forti del tricipite e dell'avambraccio, dei muscoli dell'avambraccio, sono molto più forti, sono più, molto più in grado di trattenere, ma non solo sono più forti, in grado di economizzare sulla mia fatica, ma sono da questa parte, quindi sono in grado di allineare le forze di spinta e trazione, che è molto più importante. Una volta che le forze sono allineate, sono sicuro che sono allineate, a questo punto diciamo che è il punto topico, perché devo effettuare la mira e rilasciare. Ed è un po' qua che tutto si un po' si perde, no? Perché vedo in giro che una volta raggiunto l'ancoraggio, diciamo il 90% dei tiratori del coludo lo rilasciano. E in effetti non funziona così. Non funziona così perché dall'ancoraggio al rilascio dobbiamo fare ancora un sacco di cose. Cosa dobbiamo fare? Allora, intanto dobbiamo accertarci con sicurezza che una volta raggiunto l'ancoraggio, le forze siano effettivamente allineate. E quindi io devo allenare la mia sensibilità dei muscoli dorsali affinché le forze le sento perfettamente allineate. Devo scaricare le forze sulle dita, in modo tale che la grip sia con le dita perfettamente rilassate, non così come vedo alle volte col bignolo della Elisabetta che prende il tempo. Devo per forza sentire la muscolatura. La muscolatura dorsale che mantiene le dita. Una volta raggiunto questo, io posso rilasciare una volta che ho posizionato la punta della freccia nel punto da colpire. E sembra semplice, no? In effetti sembra semplice. Ed in effetti è quello che si dice collimare, mirare. E una volta effettuata questa attività, questa organizzazione, questa strategia, e tutto dovrebbe funzionare dovere. Invece assolutamente non è così, perché lo vediamo nel tiro indoor, dove noi dobbiamo prendere un bersaglio a posto 18 metri, che non è neanche tanto piccolo, ed è solo a 18 metri, se in questo caso dovremmo prenderlo ripetutamente tutte le volte, no? Sparpagliare le frecce su tutto il bersaglio. Allora, dov'è il problema? Perché se le cose non funzionano, dopo una settimana dal corso posso capire, dopo sei mesi dal corso posso capirlo, ma dopo un anno o due c'è qualcosa che non funziona, oppure ha funzionato fino a un certo punto, poi a un certo punto non funziona più. Qual è il problema? Il problema è che una volta raggiunto l'ancoraggio, tralasciando le questioni psicologiche, cioè ansia da prestazione, perdita, panico, mettiamo che non ci siano tutte queste condizioni qua. Qual è il problema? Non abbiamo una strategia adeguata dall'ancoraggio al rilascio. Non abbiamo una buona strategia. Abbiamo una strategia
troppo reale, troppo conscio. Il problema è solo quello. Prima mi piace parlare dell'arco nudo come mira istintiva, perché non può esistere una collimazione con l'arco nudo, non è possibile, non è efficiente. Chi pensa che possa essere efficiente una collimazione, quindi posiziono la punta della freccia sul bersaglio, cerco di fare le cose nel modo migliore, poi rilascio, sbaglia di grosso. Sbaglia di grosso perché tutta l'attività che devo fare deve essere armonica, arrivare fino all'ancoraggio in modo armonico, quindi con un allineamento perfetto, dopodiché, se io riesco a fare questo, dopodiché diventa ancora più difficile, ancora, ecco dove la grande difficoltà, dall'ancoraggio io devo essere ancora dinamico, quindi ancora con mantenimento delle tensioni. Lo sa bene l'arco olimpico che deve uscire dal clicker, quindi non può permettersi di perdere tensione. Devo mantenere costante questa trazione, questa spinta, ma la condizione di mira che devo effettuare deve essere assolutamente inconscia. Come può essere inconscia la mira? Può essere, ognuno di noi può utilizzare la strategia che vuole. Una buona strategia è quella di fissare solo il punto del bersaglio. Concentrarsi solo sul bersaglio, quindi solo sul punto da colpire, per piccolo che sia, poi faremo delle analogie, per piccolo che sia, e disinteressarsi completamente della punta della freccia. Cosa vuol dire disinteressarsi completamente della punta della freccia? Disinteressarsi consciamente. Se noi col nostro cervello e la nostra vista guardiamo, controlliamo, mettiamo a fuoco solamente il punto da colpire, vedremo, tra virgolette, la punta della freccia in una certa posizione. Che attenzione, non è mai la stessa, ecco il grave errore dei collimatori, non è mai nello stesso punto, ma non è possibile che sia sempre nello stesso punto. Non è possibile perché siamo persone, abbiamo dei muscoli, noi non li utilizziamo al millesimo sempre nello stesso modo, ma il punto là è sempre nello stesso posto. Quindi noi ci dobbiamo fidare di come abbiamo armonicamente utilizzato tutta la nostra muscolatura, siamo andati all'ancoraggio sempre in modo uguale ma minimamente diverso. E questa minima diversità farà sì che la punta sfocata della freccia sarà posizionata impercettibilmente ma sempre in un punto diverso rispetto al bersaglio. Ma noi ci concentriamo sempre sul bersaglio. Allora io vi assicuro che funziona. Funziona sicuramente. Funziona sicuramente perché non fa intervenire tutte quelle tensioni dovute alla collimazione, che rendono assolutamente vana qualsiasi tentativo. Questo lo sa perfettamente, il compound. Il compound adotta questa stessa strategia. Cosa fa il compound? Il compound ha due punti, ha un cerchietto che gli permette, che si chiama visette, e una diotra con un puntino. La visette non è altro che essere la sicurezza, conoscete la visette cos'è? È un puntino sul compound. La visette non è altro che la sicurezza di avere la proiezione della corda sulla freccia. Il compound ha una facilitazione in più,
ha la sicurezza, guardando dentro la visette il puntino rosso della diotra, la sicurezza di avere sempre la cocca nello sgancio, in questo caso, ma sempre allineata verso il bersaglio. Poi cosa vedrà? Vedrà un puntino rosso e avete visto come il bersaglio da colpire a 18 metri, così, è grosso così, no, più piccolo, è grosso così da colpire a 18 metri. E ha una lente che ingrandisce questo leggermente, ingrandisce questo affarino qua a 18 metri e vedrà che questo puntino rosso entra, esce, sta lì, entra, esce, fa come degli otto, entra, esce. No, non siamo appoggiati su un blocco di granito. Entra, esce. Non solo ha questo problema che non sta fermo, non solo, ma il compound, peggio del peggio, non sa minimamente quando partirà la freccia, non lo sa, la freccia partirà a sua insaputa. Allora, il compound ha il problema che gli parte la freccia a sua insaputa, non sa quando va. Surprise release si chiama, usa la strategia, quella della retention, quella che abbiamo appena visto con l'arco nudo, e poi avrà uno sgancio meccanico che farà partire la freccia completamente a sorpresa, senza sapere quale. Allora, voi mi dovete spiegare come fa a mirare un compound, come fa? Chiunque me lo deve ancora spiegare adesso, come fa a mirare, a collimare, se non sa quando partirà la freccia e il puntino entra e esce. A tutti, nessuno sta fermo, a tutti, entra e esce da quella freccia. Eppure, fanno 600, tirano 60 frecce e tutte e 60 le frecce prendono questa farina qua. Non dico tutti, uno ce l'ha fatta, ma 5,98 l'hanno fatto in tanti, e quindi vuol dire prendere questo pallino 58 volte su 60, senza sapere quando partirà la freccia e con questo puntino rosso che se ne sta, entra, esce a suo piacimento. Questa non è collimazione. Se voi mi spiegate che questa è collimazione, allora me lo dovete spiegare. Allora c'è qualcosa, che succede qualcosa. Cioè quando lo sgancio parte, succede qualcosa che misteriosamente, mica tanto, mette a posto tutto e la freccia va perfettamente al centro. Tralasciando il perché, che l'ho spiegato in altre occasioni, nell'arco nudo è la stessa cosa. Devo avere fede. Il compound ha fede. Il compoundista ha una fede smisurata sul centro. Ma perché ha fede? Perché ha visto che se fa tutte le cose per bene, vanno nel centro. E si chiedono ancora come mai vanno nel centro, che non vanno. L'arco nudo deve avere lo stesso atteggiamento, questo è un atteggiamento vincente, come è vincente per il compound. Se il compound, abbiamo visto, eppure si sa, no, che nell'ambito dei compound, si sa, eppure ci sono compound che schiacciano quando vedono il pallino che passa sul centro e non fanno centro, nessuno fa centro in quel modo, non si può fare centro. La stessa cosa vale per l'arco nudo. Per l'arco nudo bisogna avere fede, bisogna guardare il centro del bersaglio, aspettare l'allineamento, sentire l'allineamento e poi vedrete che le dita si aprono senza che voi lo sappiate, si aprono nel momento giusto. Se noi utilizziamo una strategia adeguata, una buona strategia, e lo riprendiamo, questo è importante. Una buona strategia è quella che arrivo all'ancoraggio, effettuo il mio allenamento muscolare, controllo solo il centro del bersaglio, sto visualizzando solo il centro del bersaglio, percepisco
la punta della freccia la percepisco, boh, è un po' più alta della volta scorsa, pazienza.